Si è visto come il tema fondamentale della critica della ragione pura sia quello che porta Kant a voler affermare la potenza della ragione umana ponendone dei limiti invalicabili, limiti che l'uomo, proprio in quanto è fatto in un certo modo, non può oltrepassare. Se noi invece superiamo questi limiti e vogliamo conoscere cose al di là di questi limiti, noi cadiamo in una metafisica dogmatica che va assolutamente condannata. Con ciò non significa che noi non possiamo oltrepassare questi limiti, anzi, dobbiamo oltrepassarli, in quanto questi limiti si costituiscono solamente se li oltrepassiamo. Non ci può essere limite se non si immagina qualcosa che sta al di là di quel limite, ma questo nostro oltrepassare i limiti della possibilità autentica della conoscenza che sta dentro questi limiti, ebbene, oltrepassare questi limiti significa volerli oltrepassare per costituire l'esperienza possibile che sta dentro questi limiti. Ma non significa volerli oltrepassare per conoscere ciò che sta al di là di quei limiti. Ciò che sta al di là dei limiti dell'esperienza possibile è oggetto di fede e di pensiero, ma non di autentica conoscenza. La conoscenza è legata invece entro questi limiti, e cioè è legata alla bassura dell'esperienza che noi facciamo. Noi possiamo conoscere solo ciò che anzitutto ci deriva dalla sensazione. Ecco, abbiamo visto che questo tema fondamentale della critica della ragione pura viene sviluppato da gran parte dell'illuminismo europeo, che vuole proprio porsi contro un certo razionalismo seicentesco che vorrebbe appunto oltrepassare questi limiti. L'illuminismo invece vuole appunto porre questi limiti al di là dei quali non si può conoscere nulla, e vuole così l'illuminismo e poi la critica della ragione pura, che va in qualche modo a coronare questa impostazione illuministica. Ebbene, l'illuminismo vuole porre questi limiti così da fondare una conoscenza stabile e ben fondata entro questi limiti, una conoscenza che è sì stabile ma limitata a quei limiti, anzi è stabile proprio in quanto limitata. Laddove la conoscenza che voleva porsi come assoluta e dispotica, cioè quella conoscenza della metafisica dogmatica, proprio in quanto non si riconosceva alcun limite, era in realtà qualcosa di vuoto e meramente pretenzioso. Ecco, si è visto che l'illuminismo, nel porre questi limiti, ha avuto atteggiamenti differenti. L'illuminismo inglese e francese, lo si è visto, ha voluto costituire questi limiti conoscitivi, cioè teoretici, sulla base della stessa ragione teoretica. La ragione teoretica riflette su di sé, esamina se stessa, e da questo autoesame che la ragione teoretica conoscitiva fa su di sé si determinano questi limiti. Laddove invece nell'illuminismo tedesco la tendenza prevalente è quella di determinare i limiti conoscitivi, cioè i limiti della ragione teoretica, non attraverso un autoesame, cioè una critica che la ragione stessa teoretica fa su di sé, ma questi limiti vengono sanciti, delimitati appunto dall'illuminismo tedesco attraverso una ragione che non è la ragione teoretica, ma che è la ragione pratica. L'illuminismo tedesco riconosce che la ragione teoretica è subordinata alla ragione pratica, in particolare alla morale e alla teologia, e dunque la ragione pratica è qualcosa che non è ragione teoretica, non appartiene alla ragione teoretica, non può essere raggiunto, colonizzato
conosciuto dalla ragione teoretica stessa, che è appunto subordinata alla ragione pratica che sancisce i limiti entro i quali la ragione teoretica deve stare e che non possono essere superati, perché appunto al di là di quei limiti agisce quella ragione pratica alla quale la ragione teoretica è subordinata, sta sotto. Non è un caso che l'illuminismo tedesco sia fortemente influenzato da istanze religiose, in particolar modo dal pietismo, quel pietismo che aveva influenzato profondamente anche la giovinezza di Kant e che continuerà ad influenzare, seppure in modo complesso e problematico, ma continuerà ad influenzare il pensiero kantiano per tutta la sua vita. Tant'è vero che le grandi riflessioni kantiane sulla religione appartengono agli anni 90, dunque ormai agli anni della vecchiaia, anni in cui Kant continuerà appunto a riflettere con forza su temi religiosi. Ecco, possiamo dire che queste vie atte a delimitare le pretese conoscitive della ragione, da un lato attraverso la stessa ragione teoretica, come fa l'illuminismo inglese-francese, dall'altro attraverso una ragione pratica, come fa l'illuminismo tedesco, ebbene entrambe queste vie vengono assunte da Kant, il quale vede un primato della ragione pratica sulla ragione teoretica, ma sente anche la necessità del fatto che la ragione teoretica stessa, attraverso una critica, cioè un'autocritica, cioè un esame di sé, deve appunto limitare queste sue pretese conoscitive. Parliamo dunque oggi dell'illuminismo tedesco, che appunto nella sua espressione predominante vuole limitare le pretese della ragione teoretica attraverso la ragione pratica, attraverso un'istanza morale e teologica. E tuttavia bisogna dire che vi sono delle eccezioni illustri, eccezioni che sono incarnate per esempio da Lambert, con il quale Kant intratterrà un importante rapporto epistolare, e soprattutto da Wolf, una delle più importanti figure dell'illuminismo tedesco, contro il quale, peraltro, Kant si scaglierà con forza. Ebbene, dicevo che Lambert e Wolf rappresentano due eccezioni, in quanto, pur essendo due personaggi estremamente illustri dell'illuminismo tedesco, non vogliono affatto limitare le pretese della ragione teoretica, ma anzi seguono un ideale cartesiano di filosofia scientifica da conseguirsi grazie ad un metodo logico e matematico. In qualche modo Lambert e Wolf vedono la necessità del fatto che la ragione possa colonizzare tutta la realtà e che dunque, per esempio, il principio di non contraddizione sia un principio che va a risolvere l'intera realtà. E unicamente attraverso il pensiero, dunque, si può risolvere la totalità del reale. Dal possibile del concetto si può giungere a conoscere la totalità del reale. Ebbene, questa posizione ancora seicentesca, per molti aspetti, razionalistica, che ha appunto una fiducia ingenua nei poteri della ragione, ebbene questa posizione propria di Lambert e soprattutto di Wolf viene spesso osteggiata dalla maggior parte dei filosofi dell'illuminismo tedesco, che invece sentono la necessità di porre dei limiti alla ragione teoretica e dunque di distinguere il possibile, dal quale la matematica estrae i propri principi, dal reale, reale del quale si occupa la filosofia, che è quindi qualcosa di diverso dalla matematica. Ecco, questa separazione della filosofia dalla matematica, che vedremo ritornerà in modo molto marcato nel discorso precritico dello stesso Immanuel Kant,
Ebbene, questo discorso atto a separare filosofia e matematica possibile e reale, essenza ed esistenza, lo ritroviamo in alcuni importanti filosofi illuministi come Rüdiger, nato nel 1673, morto nel 1731, il quale appunto sostiene che dal possibile non si può dedurre il reale. La filosofia è qualcosa di diverso dalla matematica e dalla logica. La logica e la matematica non possono vantare pretese sulla totalità del reale, si dà invece appunto una netta separazione tra il concetto e l'esistenza. E appunto la filosofia, osserva il filosofo, non inizia dalla mera possibilità, ma dalla sensazione e dalla realtà. Ecco che da un lato c'è la matematica che trae i suoi principi astratti dal possibile, e dall'altro c'è invece la concretezza del reale, che è qualcosa di altro che non può essere risolto nella matematica e nel principio di non contraddizione. Questo altro reale è appunto oggetto non della matematica, bensì della filosofia, che è una scienza empirica che si fonda sulla sensazione, e proprio in quanto scienza empirica è limitata. Non può conoscere le essenze delle cose, ma è appunto limitata alla sensazione stessa. Deve attenersi a questa bassura della sensazione, che è però una bassura feconda, in quanto da un lato limita sì le pretese conoscitive della filosofia, ma dall'altro le fonda in modo stabile. Laddove queste pretese di una conoscenza totale, proprio ancora di un razionalismo wolfiano dogmatico, implica appunto delle pretese che in realtà si schiacciano su se stesse. Nel momento in cui la ragione vuole conoscere tutto e non si limita alla sensazione, beh, allora in questo caso la filosofia non ha delle fondamenta stabili, quella pretesa conoscenza di tutto che vanta in realtà è una conoscenza vuota, instabile. Ecco, questa posizione anti-wolfiana, anti-leibniziana, viene ripresa anche da Crusius, il quale sostiene anch'egli che il reale non può essere dedotto dal possibile. E dunque anche Crusius osserva come realtà e logica, essenza ed esistenza debbano essere assolutamente tenute separate. L'esistenza, osserva Crusius, si fonda sulla sensazione. Nel momento in cui abbandoniamo la sensazione, abbandoniamo quella stabilità che ci permette di dare invece delle verità, verità sì limitate alla sensazione, ma stabili proprio in quanto limitate alla sensazione stessa. Scrive Crusius, le esistenze non sono dimostrabili, a differenza dei teoremi della geometria, a partire da essenze possibili. Ecco, qui l'esistenza reale, oggetto della filosofia, è qualcosa di altro rispetto alle essenze possibili dei teoremi geometrici. Ma i concetti in cui ci rappresentiamo l'essenza delle cose reali devono essi stessi essere dapprima dimostrati da proposizioni in cui si riconoscano esistenze, se non si vuole alla fine giungere a proposizioni arbitrarie e vuote. Dunque, la via per conoscere delle esistenze è piuttosto questa, che si prendano a base le sensazioni e da esse si procede alla conoscenza dei nessi causali. E poi ancora, continua Crusius, se ci rappresentiamo qualcosa come esistente, l'essenza del nostro intelletto ci costringe a pensare, oltre a ciò per cui lo pensiamo e lo distinguiamo da altre cose, ancora questo, cioè che esso sia in qualche luogo e in qualche tempo, e che dunque,
oltre all'essenza metafisica delle cose, siano da pensare un ubi e un quando a essa inerente. Ecco dunque che la logica non può colonizzare ogni cosa, non può conoscere ogni cosa, e dunque il principio di non contraddizione è un qualcosa di vuoto che non può esaurire la verità. Non è l'unico principio a fondamento della verità, non è il principio che esaurisce il reale. I principi invece devono essere altri. Devono essere ravvisati in principi non logico-formali e vuoti, come il principio di non contraddizione, bensì in principi materiali, osserva Clusius. Principi materiali ottenuti dalla scomposizione delle percezioni. In questo è chiarissima l'influenza che Clusius avrà sul Kant degli anni 60, il quale anch'egli, emancipatosi ormai dal dogmatismo che invece era proprio del suo pensiero negli anni 50, vuole anche lui fondare la filosofia sulla sensazione che va scomposta nei suoi principi materiali. A proposito del principio di non contraddizione, Clusius scrive: la questione sta nel vedere se il principio di non contraddizione sia stato, o semplicemente possa essere stato, la ragione sufficiente del costituirsi dei concetti stessi. È facile mostrare che le cose non stanno così. Si dovrà piuttosto riconoscere che il principio di non contraddizione, essendo una proposizione vuota, non rappresenta l'unico principio della certezza umana. Con questo non significa che il principio di non contraddizione sia qualcosa di falso. Dio, infatti, non ci vuole nascondere la verità. E visto che noi ragioniamo sulla base di questo principio non ci può ingannare, e tuttavia non possiamo illuderci, come invece vorrebbe Wolf, del fatto che questo principio possa permetterci di conoscere la totalità delle cose e dunque possa permetterci di conoscere la realtà nella sua totalità. Ci sono invece molte cose incomprensibili, a noi inconcepibili, osserva Clusius, che hanno questa funzione, se vogliamo, negativa, di limitare il nostro intelletto. Noi dobbiamo riconoscere questi misteri della ragione, della nostra ragione, proprio in quanto la nostra ragione è limitata. Pensando, senza poter conoscere queste inconcepibilità per noi, noi riconosciamo la limitatezza della nostra ragione e possiamo così, una volta posti i limiti della nostra ragione, stare all'interno di essa, così da conoscere le cose sempre in modo fondato, stabile, certo. Stabilità dovuta appunto al fatto che ciò che è conosciuto deve essere conosciuto dentro alla nostra finitezza, dentro le nostre possibilità conoscitive. Scrive ancora Clusius: noi siamo finiti, i nostri tentativi di giudicare il vero non devono essere estesi al di là della nostra natura finita. E tutto questo discorso di Clusius deve però, questo bisogna sempre tenerlo presente, essere posto in relazione alla sua posizione religiosa pietistica. Questa osservazione sui limiti conoscitivi dell'uomo è determinata dal riconoscimento della subordinazione della conoscenza umana alla ragione pratica, che ha un primato rispetto alla sfera conoscitiva. E questo primato della sfera pratica su quella teoretico-conoscitiva, che caratterizza, si è detto, la riflessione di molti filosofi illuministi tedeschi, la ritroviamo in modo del tutto esplicito in Thomasius, filosofo tedesco che nasce nel 1655 e muore nel 1728.
Anche Thomasius abbraccia una forma di empirismo che tuttavia egli non deriva da Locke, ma che deriva in parte dall'epicureismo ed in parte da quella filosofia scolastica che molto successo aveva nel Settecento tedesco. Ebbene, questa posizione empiristica propria del discorso di Thomasius lo porta a dire che l'intelletto è qualcosa di limitato, è limitato a ciò che è appunto dato dai sensi. L'unico sapere ben fondato è il sapere che ci danno i sensi, che ci dà la sensazione. E dunque il puro intelletto sovrasensibile che va a conoscere delle cose senza appellarsi ai sensi, ebbene questo puro intelletto è qualcosa di assolutamente vuoto, è una mera finzione platonica, dice Thomasius. Bisogna dunque partire sempre dall'osservazione empirica, cioè da ciò che è facile e noto. Una sana ragione parte sempre dall'osservazione empirica e se ne sta ben lontana da quelle oscurità, da quelle astrazioni metafisiche che a noi non possono mai essere chiarite, proprio in quanto stanno al di là dei limiti invalicabili del nostro conoscere, che sono limiti che si fondano sulla sensibilità. Noi non possiamo conoscere ciò che va oltre ciò che cade sotto i nostri sensi. E per questo, dice Thomasius, non possiamo conoscere la sostanza delle cose, non possiamo conoscere l'infinitamente grande, come diceva già Voltaire, e nemmeno l'infinitamente piccolo, proprio perché non possiamo avere esperienza dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo. E specialmente non possiamo avere conoscenza di Dio. E tuttavia, osserva Thomasius, ed è qui che entra in gioco l'aspetto pratico e il primato appunto della morale, della teologia sull'aspetto conoscitivo e dunque la dipendenza della conoscenza dalla ragione pratica. Ebbene, noi possiamo conoscere Dio attraverso la rivelazione che appunto ci rende intelligibile Dio. E Dio attraverso questa rivelazione ci permette di comprendere, nonostante la nostra finitezza, la nostra limitatezza, che l'uomo è destinato da Dio stesso alla vita attiva, alla vita pratica. Ecco dunque che l'uomo non si può ridurre ad aspetti contemplativi, conoscitivi, teoretici, che in fin dei conti sono vuoti, limitati e marginali, ma invece Dio stesso ha destinato l'uomo non alla vita contemplativa, teoretica, bensì alla vita attiva. L'uomo deve amare i suoi simili e deve amare Dio. E lo stesso Dio è inteso da Thomasius non come un intelletto puro, astratto, ma invece Dio creatore e datore di amore. Non è appunto un immutabile intelletto, pensiero di pensiero che non agisce. E così dunque, come Dio è anzitutto azione, prassi, amore verso gli uomini che egli stesso ha creato attraverso una forma di azione, così allo stesso modo l'uomo deve agire, deve amare gli uomini e Dio e non ridursi alla mera contemplazione. A tal proposito, Thomasius se la prende in modo chiaro con quelle posizioni leibniziane che ritroveremo appunto in Wolf, e contro le quali lo stesso Kant polemizzerà in modo molto forte già a partire dagli anni 60, proprio sotto l'influsso dell'influenza dei filosofi dell'illuminismo tedesco, oltre che dei filosofi dell'illuminismo inglese, in particolar modo di Hume. Ebbene, appunto, questa concezione di Thomasius entra in diretta polemica con il discorso leibniziano. Leibniz infatti voleva il primato dell'intelletto sulla volontà,
no? Della ragione teoretica sulla ragione pratica. Invece Thomasius con questo suo discorso risulta molto chiaro, sostiene il primato della volontà sull'intelletto. E appunto a tal proposito Thomasius scrive: la volontà è una forza dell'anima molto più nobile dell'intelletto. L'intelletto, nella misura in cui ha a che fare con il bene, lo conosce soltanto, ma non lo consegue mai. Piuttosto il bene, riguardo all'intelletto, deve essere considerato sempre soltanto come una cosa lontana e futura, che l'intelletto non afferra né può mai afferrare. Invece, la volontà, in quanto ordina alla condotta esteriore di tenere dietro al bene, lo consegue e così l'uomo gode del bene.